Namaste, io sono Ace the Brave, ben ritornati ad un altro episodio di Undertale. Vediamo un po' che cosa ci capita qua. Contro un altro Vulcan, ho rifatto il combattimento appunto dell'altra volta, non è cambiato niente, semplicemente. Allora, le risposte, quelle che non hanno una risposta giusta, non cambia niente. Quindi arrivate alla fine con 2 di energia comunque, perché ve la dimezza ogni volta. Il che va bene perché in teoria se arrivate a 1 e ve la dimezza, non cambia niente. È impossibile da morire in quel combattimento. E l'unica che ho potuto rispondere correttamente è quella che c'era la faccia del Froggit, che c'era tra le risposte Mettaton, e quindi se lo ricordava. Quindi cominciamo con il criticarlo. Poi proviamo ad abbracciarlo. Vediamo di sostenere questo attacco. Ok, sembra di combattere contro. E adesso possiamo risparmiarlo. Sembra combattere contro. Come si chiamava? Contro no, Frail, ma è Stain di Binding of Isaac Afterbirth. Ok, adesso lo chiamerò tra un minuto perché deve chiamare me. Da che parte andiamo? Andiamo su di qua. Ho visto per un attimo che c'era una zona dove poter stare, o sbaglio? Per un attimo c'è una zona dove si può restare lì. Che sia un mezzo segreto? Vediamo se riesco ad arrivarci. Allora, se io sto qua così, e tengo premuto su. È una casella dove posso stare, ma che non riesco a capire cos'è. Vabbè, magari è un segreto di qualcosa di strano. Thunderplane! Ok, abbiamo un aeroplano. Ah, si mette in mezzo senza farlo apposta. Possiamo flirtare, possiamo approcciarci o possiamo solo guardare. Guardiamo cosa mi dice. Sembra cattivo, ma segretamente gli piaci. Di bombe e di cose che succedono. Approcciamolo. Ti avvicini? Ah, posso, mi cura se tocco l'ombra. Accidentalmente mi ha toccato con una. Ok, fa la timidona, guardate che. Ok, devo flirtare allora. Curarci un pochino. Ah no, ok, devo sfiorarla. Dobbiamo sfiorarla, ok. Interessante, è una cosa molto. Ci sono un sacco di. Non riferimenti, ma. Come si può dire? Comportamenti che fanno parte della cultura giapponese. Alcune cose che riguardano l'espressione dei sentimenti nei videogiochi, soprattutto, che effettivamente nei videogiochi giapponesi c'è molto di più. Non è per forza giapponese, è proprio il modo che c'è di esprimere queste cose. Quindi, non so, la timidezza, non c'è una versione occidentale per esprimere questi sentimenti in maniera visuale, grafica, cartunosa. È una cosa tipicamente orientale, giapponese, non solo in realtà. Odio usare il telefono, non voglio farlo, ma hai fatto uno status, quindi, cioè, sì, tipo, vabbè, non c'ha voglia di telefonarmi. Ok, di là non posso fare niente di qua. Ah, mi fa saltare, perfetto. Un Pyrope! Possiamo scaldarlo, raffreddarlo, invitarlo o parlarci. Non sei mai caldo abbastanza. Oh oh. Posso evitarlo. Lo raffreddiamo. Allora, l'ho provato a raffreddare un pochino. Aia. Possiamo provare a raffreddarlo ancora?
Questi sono i... non posso evitarli. Possiamo scaldarlo? L'area che sta vibrando, tra l'altro. Ok, adesso si sta eccitando. Vuoi ancora più... vabbè, accontentiamolo. Scaldiamolo ancora di più. Adesso non vedo... oddio, non vedo niente. Stanno incrociando gli occhi a cercare di guardare. Ok, adesso possiamo risparmiarlo dopo che l'abbiamo scaldato. Mamma mia. Andiamo su. Esatto. Ho la mia zampa sull'ultima cifra per 5 minuti. Devo farlo, devo chiamarlo. Oh, dai che mi sta chiamando. Ring ring. E mi ha riattaccato. Ciao. Il laser blu. Voglio dire. Sono Alphys, ciao. Il laser blu non ti faranno del male. Se non ti muovi, ok. Quelli rose e quelli arancioni, che appunto è questa nuova tecnica che devo cercare di capire. You have to move. Ah, non ti faranno male se ti muovi, ok. Ce l'ho fatta! Ok, quindi questi laser non mi fanno niente se faccio qualcosa. Perché mi ha chiamato se non c'è il tempo atmosferico? Ok, quindi i blu mi fanno male se... Quindi dobbiamo muoverci su uno e non sull'altro. Quindi quell'attacco, se mi muovevo in continuazione, ero vivo. Ops. Vai. Mi sono fermato in mezzo. Esatto, non devo fermarmi. Sta chiamando ancora... Attento, mi farei del male. Non posso fermarmi. Ok. Ma sono tuoi. Fai attenzione, ok? Mi dispiace. Ti ho fatto del male io. Non ti ho spiegato abbastanza sui laser. No, ho sbagliato io in realtà, però vabbè. Mi dispiace. E quindi per un po' stiamo con i laser spenti. Ho dimenticato di dirle dove andare. Ok, ho messo una foto di se stessa. E con un sacco di roba rosa addosso. Sono Alphys. La porta a nord sarà... of the puzzle on the right and left, ok. Finché la porta è sopra è chiusa finché non finisce le due cose a destra e a sinistra. E così. Andiamo a sinistra. Un altro laser, ok. Mi dispiace. Aspetta che ti rispiego. Non giocherò con te. Qui abbiamo una... Finalmente qualcuno ha spento i laser. Così posso... non ce la facevo più a stare fermo qua. Ce ne stavamo andando in giro quando si sono riattivati un sacco di puzzle. E quindi siamo rimasti qua. Ok, questo puzzle qui, vediamo un po' che cos'è. Devo fare due quadrati? Cosa devo fare? Leggiamo magari le istruzioni. Ok, distruggi la nave dall'altra parte. E ho due colpi. Quindi vuol dire che devo spostare i blocchi. Ah, posso spostare solo i blocchi di questo tipo. Posso spostare solo i blocchi scuri. Adesso posso sparare qua e sparare qua, ok.
quelli bianchi rimangono fermi. Quindi ce l'abbiamo fatta da questa parte, come segnalato anche dalla cosetta luminosa. Non di qua, di qua. Perché sulla porta c'era una cosa luminosa. E voi come state? Ah giusto, siamo stati in TV. Sto parlando del fatto che siamo stati in TV. Potrebbe anche spiegarmi i puzzle, vuole aiutarmi tantissimo. Esatto, e non ce la faccio a finire questi. Ok, qua cosa abbiamo? Dobbiamo sempre fare la stessa cosa. Dobbiamo muovere i box per completare. Abbiamo due colpi. Come facciamo a spostare tutti e due? Se questo lo muovo giù, questo lo muovo di qua, questo lo muovo su, questo lo muovo di qua. No. Ah, uno qua e uno qua. Facilissimo. Forse la cosa difficile era che magari non sapevamo che sparando i blocchi neri venivano distrutti. Magari uno dice, ah, devo liberare tutto quanto la via. Ok, si è aperta la porta. Vediamo che ci capita qua. Ah, glieli spiegherò. Ma li ho già risolti. Penso... Ehi! Riguardo ai puzzle a sinistra e a destra. Sono un po' difficile da spiegare, ma... li hai già risolti? Fantastico! E mi aspetto, ok. Aperto, siamo di qua. Adesso siamo nel buio. Ehi! È un po' buio lì, no? Non preoccuparti. Hackerò il sistema delle luci per qualcosa di... Ok, siamo... C'è una cucina. Oh no! Oh sì! Siamo benvenuti, bellezze, al programma di cucina. Cooking with a killer robot! Preriscaldati i forni, così, perché sarà una ricetta molto speciale. Faremo una torta! Il mio assistente sarà... prenderà gli ingredienti. Fategli un grande applauso! Ok. Abbiamo bisogno di uova, zucchero e latte. Ok, uova. Zucchero. No, questo è il latte, questo è lo zucchero. No. Ben fatto! Allora, mettili in mezzo al counter. Ta-da! Ben fatto, bellezza! Adesso abbiamo tutti gli ingredienti e cuciniamo la nostra torta. Milk, sugar, eggs. Che gran momento. Abbiamo bisogno dell'ingrediente più importante. Un'anima umana. Oh oh. Sta attaccando con la motosega e non posso muovermi. Mi sta telefonando. Sì, sono... pronto? Sono nel mezzo di qualcosa. Aspetta un secondo. Non puoi fare... Non puoi usare... Non puoi fare un sostituto per la ricetta? Un sostituto? Usare un ingrediente non umano? Perché? Perché forse... Forse qualcuno è vegetariano? Vegetariano. È una bella idea brillante, Alphys! Infatti, ho un'opzione proprio qui. Meat brand always convenient human soul flavor substitute. È un surrogato di umano. È una lattina di sostituto umano. Ok. Beh, perché non vai a prenderla? Ok. Oh oh. Ok. Se non ce la fai a farla in un minuto, a prenderla in un minuto, dovrò andare con il piano originale, quindi inizia a scalare. Ok. Oh no! Ho
c'è abbastanza tempo per arrampicarti. Fortunatamente ho un piano. Quando stavo migliorando il tuo telefono, gli ho dato qualche nuova abilità. Hai un bottone con scritto jetpack? Prendimelo. Fico. E adesso voliamo. Ecco fatto. Dovresti avere abbastanza benzina per arrivare in cima. Adesso arriva là. Ok, si è trasformato in un minigioco. Dobbiamo essere colpiti dalle cose qua. Qui dentro, qua sotto. Bello come organizzato. Aiuto, aiuto. E non farci rallentare troppo. Abbiamo una mappa là sopra, tra l'altro. Ce l'abbiamo fatta, sì. Con largo anticipo. Oh my my. Sembra che tu mi abbia battuto. Perché hai avuto un'idea brillante con del professore Alphys, del dottor Alphys. Dottoressa Alphys, a quanto pare. Sul sostituto. Non ti ho. Non hai mai visto uno show di cucina prima d'ora? L'ho già cucinata prima. Quindi dimenticatene. Ok, vi ho fatto venire qua in maniera inutile. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo davvero fatta. Ben fatto, squadra. Comunque, andiamo avanti. Ok, andiamo di qua. Abbiamo una cosa un po' strana in sottofondo. Core view, vediamo che cos'è. Vedi quell'edificio distante? È il cuore, la fonte di energia di tutto quanto il sottosuolo. Converte energia geotermale in energia magica elettrica. È lì dove andrai. E nel cuore c'è un ascensore per arrivare direttamente da Asgore. E poi puoi andare a casa. Ok. E dobbiamo andare là. R1. Permesso. Ok. Left floor, right floor 2. Left floor. Andiamo piano di sinistra. Left 1 L1 R1. Ok, siamo tornati dove c'erano le guardie. Quindi siamo tornati indietro. E right floor 2, quindi. Perché right floor 1, R1 è dove c'era l'ascensore che dove siamo entrati prima, e quindi adesso questo è il posto nuovo. Chi sei? Sono un Flamesman. Hitz Flamesman. Ricorda il mio nome. Hitz Flamesman. Ok. Sei ancora qua tu? Ehi ragazzo, come stai? Vuoi un dog? È solo 30 giri, certo che lo voglio. Apostrofo dog. Sì, dammene un paio. Ti do un gatto caldo anziché un cane caldo. Quindi adesso un hot dog, punto di domanda, e un hot cat. Quanta energia ho? 20, ok. Ok, a cena con la ragazza? La sua ragazza è il modellino. Con un sacco di instant noodles, quindi è proprio un nerd. Cool Skeleton 95 posta the picture. E
È una foto di Papyrus davanti allo specchio. Ci sono dei bicipiti enormi. Però è una foto di Papyrus davanti allo specchio che sta indossando gli occhiali da sole e c'ha dei bicipiti enormi. Bicipiti che indossano occhiali da sole. In teoria non hai bicipiti, è uno scheletro. È uno scherzo, vero? L'unico scherzo sono i miei muscoli. Abbiamo Napstablook anche, che è la Fantasmino. Certo che accetto l'amicizia del Fantasmino. Sembra aver rifiutato se stesso, quindi è un po' nichilista. C'è una... sì, prendiamolo. Stained Apron. Adesso abbiamo un'altra cosa, oltre al tutù che abbiamo lasciato. L'apron è il... come si chiama? La traversa, o il grembiule, in italiano magari, perché non lo dico in dialetto. Ciao, sono la dottora Alphys. Questo puzzle è a tempo. Vedi quegli interruttori? Devi prenderli tutti e tre in 3 secondi. Ti aiuterò col ritmo. Ok. Mi ha chiamato sul terzo. Ok, adesso prendi il terzo. Ehi! Esatto. Dovevi solo premerne due? Ok. Quindi mi ha tolto il tempo sul terzo. È l'ultima volta che riprovo a risolvere un puzzle. Ok, quindi andiamo qua. Hey! Vado in bagno, quindi mi sarò via per un po'. Spero che tu possa farcela da solo. Ok, questo sembra un po' più difficile. Andiamo di qua. Premo un tasto, andiamo di qua. Giù. Devo arrivare là senza premerlo praticamente. Quindi devo andare qua sotto e tornare sopra e premere di nuovo. Devo cercare di arrivare su. Allora, se adesso vedete che cambia a destra e a sinistra praticamente. Quindi l'ultimo che mi serve, cioè devo arrivare sulla piattaforma, l'unica piattaforma che mi serve è quella sopra di me, che adesso si attiva, quindi ce l'abbiamo fatta. Ok, come l'ho detto. Va benissimo così. Abbiamo trovato di nuovo il Mew Mew 2, meglio di Mew Mew 1. Ok, abbiamo trovato il punto di salvataggio anche stavolta. Ok, e abbiamo di nuovo la storia del topo. Il topo che è qua sotto e che deve hackerare questa cassaforte, che in realtà... Esatto. Questa cassaforte che in realtà è di nuovo il microonde con dentro del cheese, del formaggio. Quindi è incastrato là. Sto parlando di Mew Mew. Zero stelle, quindi non ti piace Mew Mew 2. Voglio continuare il nostro viaggio. Ehi, tu, aspetta, fermati. Oggi sono le guardie, sono tornate. Abbiamo ricevuto un uccellino, ci ha detto che c'è un umano con la maglia striscia. E quindi mentre ce ne andavamo in giro... Ok, sono abbastanza stupidi da non capire che sono io. Ti porteremo in un posto sicuro. La maglia che indossi, cosa ne pensi? Vediamo se ci arrivano. Bro, stai pensando quello che sto pensando? È come mega imbarazzante. Dobbiamo ucciderti e cose. Questi sono le guardie reali. Hanno una voce tipicamente stupida per come parlano.
Tipo come se fossero. È quello che in America viene chiamato il Jock, G-O-C-K. Cioè che sono tipo i giocatori da football, tutto muscoli e niente cervello, fondamentalmente. Royal Guard 1 e Royal Guard 2. Possiamo pulirgli l'armatura, sussurrargli oppure guardare. Se gli sussurriamo qualcosa? Sii onesto sui tuoi sentimenti. Uno sta attaccando in team, aiuto. E quell'altro non ha capito cosa gli ho detto. Ok. 01 sta in guardia. Proviamo a suggerirne anche l'altro. Dici il tuo segreto migliore, like, prepare to die. Non lo dirò a nessuno. Ok. Dobbiamo metterli uno contro l'altro, forse? Pulliamo l'armatura? Va bene. Cosa mi stanno attaccando? Ok, quindi qua possiamo. Ok, praticamente il 2 stava sudando e gliela stiamo pulendo. E si sta riscaldando. Ok. L'armatura si sta riscaldando ancora di più e adesso gli vediamo il corpo. Ancora meglio. Adesso lui si sta imbarazzando, quindi. Ok. Esatto, uno dei due vedete che mi sta attaccando in una maniera stramba. 2, possiamo pulirlo ancora? Hello? Ehi, fermati! Ok, a quanto pare stiamo facendo qualcosa di giusto. 2, guarda i tuoi movimenti. Continuiamo a fare qualcosa? Ehi, fermati! No, non è ancora finita. Quindi uno non mi sta più attaccando. Anzi, il soldato 2 non mi sta attaccando. Possiamo pulirlo ancora? Così sì. No, non è ancora giusto. Dobbiamo fare qualcosa a uno. Ah, giusto, possiamo dirgli sii onesto, quindi se adesso ti piace vederlo nudo, magari io sì, esatto. Probabilmente ti piace, cioè a uno piace due e due mezzo nudo. Ehi, amico, non posso farcela ancora. Non così. Ehi, due, io tu mi piaci. Oh, gay ingenuino. Il modo che hai di combattere, il modo che hai di parlare. Voglio fare un sacco di temi, di attacchi in coppia con te. Mi piace stare con te. Rimbalzare e far oscillare le nostre armi insieme. Due, io voglio stare con te per sempre. Ma che tenero! Scherzetto! Uno. Sì? Vuoi prendere un gelato dopo quello che è successo? Certo! E li possiamo risparmiare. Oh, abbiamo fatto formare una coppia. Ma che bello! Oops, wait, how's the human doing? Come sta il nostro amico? Top 10 show that make you forget to do your freaking job. Top 10 degli show che ti fanno dimenticare il tuo lavoro. Ok, siamo di nuovo al buio. Ok, sono tornato. Un'altra stanza oscura, eh? Non preoccuparti. Le mie skill ti daranno un po'. Ok, siamo ritornati in un altro show. Veramente? Siamo all'MTT, al Metaton Brand, al TG.
Oh sì! Buonasera, gente, bellezze e bellezzi. Questo è Metaton con le news della settimana. Una situazione interessante è successa nella valle a, nella, nelle Hotland a destra. Fortunatamente il nostro corrispondente è lì fuori a riportare quello che ci vuol dire. Il nostro brave corrispondente, il nostro corrispondente coraggioso. Vediamo se ha trovato qualche notizia. I nostri 10 spettatori stanno aspettando solo te. Io cammino e basta. C'è dell'acqua! C'è un po' di acqua, una grande storia. Cerchiamo qualcosa di più. C'è un libro. Ok. C'è Metaton, il film 28. C'è la trama di un film. Vediamo cosa c'è ancora. C'è la via per andare via. C'è un altro libro, un regalo. Un cane. Una palla da basket. E se vado via direttamente? Ciao. Ah, ok. Come per tutti quanti gli standard giornalistici, c'è un campo di forza che uccide tutti nell'aria. Ok. Se vado su di qua invece, stessa cosa. Ok, allora facciamo il reportage sulla palla da basket. Certo. Attenzione! Il nostro corrispondente ha trovato una palla da basket. Ah, basket. Il divertimento, il cerchio del divertimento, la sfera dell'intrattenimento. Come puoi vedere, anche l'esposizione al calore del corpo umano. Aspetta un secondo. Non è una palla da basket. È una bomba! Oh no! Un reportage breve perché salterai con la bomba. Non hai ancora visto il resto della stanza? Oh! Ah, erano tutte bombe. Tranne il cane, tipo. Ah, ok, anche il cane. E anche quello. Anche le mie parole sono una bomba. Giovane corrispondente, se non disinnescherà le mie bombe, c'è una bim. C'è una bomba più grande che spaccherà tutto. E poi non riporterai mai più in live. Che disturbo! I nostri 9 spettatori, quindi ce ne uno in meno, ameranno il vedersi. Buona fortuna! Non preoccuparti. Ho installato un programma di disinnesco bombe sul telefono. When the bomb is in the fuse zone. Ok. Ah, ok. No, no fight. Quindi adesso devo fare the fuse qua. Abbiamo fatto col cane, adesso andiamo a prendere il resto. Ok, andiamo questa. Atto. Disinnescata questa. 34 secondi. Dov'è il bicchiere? Andiamo da questo. Atto. Present. Defuse. Ok. Abbiamo beccato il bicchiere. Adesso siamo a 3 o 4? Chi manca ancora? Secondi, manca questa grande? No, mancano i libri. Dove sono i libri? Uno è questo.
Perfetto, 17 secondi, aiuto. C'è ancora una bomba. Bottom right. Ok, forza, 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 forza. Ah, l'ho mancata. 9 secondi. 8 secondi. Ce l'abbiamo fatta, 7 secondi alla fine. Ben fatto! È disattivato tutte le bombe. E la bomba esplode in 2 minuti, anche se c'è scritto... La bomba non esploderà in 2 minuti, esploderà in 2 secondi! Ben fatto! Oh oh. Sembra che non sia esplosa. Ecco perché! Perché stavi facendo il tuo discorso e io l'ho riparata. Ho cambiato. Hai disattivato la bomba. Sì, ce l'ho fatta! Maledizione! Sembra che il tuo BM mi ha sconfitto ancora una volta. Maledetto umano, maledetto dottor Alphys! Per aiutarlo così tanto. I miei 8 spettatori sono diventati 8 adesso. Ce l'abbiamo fatta. Ehi, so che è un po' strano, ma vorrei essere un po' più in confidenza con te nel guidarti. Non preoccuparti di quel robot. Ti proteggerò da lui. E anche se dovesse succedere qualcosa, potremmo non preoccuparti. A dopo. Clic. Ok. Adesso possiamo continuare la nostra strada. La bomba non esplode, a quanto pare. Prendiamo di qua. C'è qualcosa che è scomparso là sotto, tra l'altro, che non ho visto. Andiamo, riusciamo ad arrivare al prossimo punto di salvataggio? Andando sempre più all'interno del core. Ok, anzi no, sono tornato indietro. Che va bene lo stesso. Perché ci vediamo quindi al prossimo episodio di Undertale. Mi ha fatto piacere tantissimo ancora giocarci. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!